Sì, è per noi un piacere e un impegno molto grande avere organizzato, ospitato e portato a compimento questo progetto con tutti i nostri partner. Lo abbiamo fatto perché adesso l'apprendistato è diventato una funzione imprescindibile della scuola. Se ricordiamo quello che succedeva decine di anni fa, avevamo un apprendistato, per chiamarlo così, totalmente staccato dalla scuola, avevamo l'INAPLI, cioè l'Istituto Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori. Si parlava di addestramento, adesso si parla invece di formazione, perché la formazione dell'apprendistato è incentrata sull'uomo, sulla persona umana, sulla sua qualificazione umana prima ancora che professionale. In questo caso noi parliamo di apprendistato di primo livello, cioè quello volto al conseguimento di un titolo, sia esso una qualifica professionale o la classica maturità, e di apprendistato di terzo livello, quello che conduce dall'istituto tecnico superiore fino alla laurea e al dottorato di ricerca. Quindi uomini formati per poter lavorare. Come nasce il progetto, come si sviluppa e le conclusioni? Il progetto nasce su un avviso di Regione Toscana per diffondere la pratica dell'apprendistato, quindi lo sviluppo di progetti, di prassie che portino alunni a poter svolgere questa duplicazione, essere studenti ed essere nello stesso modo avviati al mondo del lavoro. Questo per colmare la distanza che c'è fra quello che è l'uscita dal profilo scolastico, quindi le competenze che può avere uno studente al quinto anno, e quello che invece è richiesto dal mondo del lavoro. Per ridurre questa distanza, l'apprendistato è una delle forme più efficaci, ben sperimentate anche in altri paesi. Il nostro sistema duale, varie attività, ci sono venuti incontro tantissimo ANPAL Servizi per quanto riguarda gli open day che abbiamo organizzato nelle quattro scuole che hanno partecipato al progetto. Questo è un progetto che ha coinvolto, oltre che il Vasari, il Calamandrei di Sesto Fiorentino, il Saffi di Firenze, alberghiero Saffi di Firenze, e l'altro alberghiero Buontalenti, sempre di Firenze. E in ognuna delle quattro scuole si sono svolti degli open day per fare proprio promozione, per mettere i ragazzi a conoscenza di questa opportunità. E sulla parte invece della formazione, un grossissimo sostegno ci è venuto da Indire, che ha messo a disposizione le proprie competenze, i propri formatori, i propri ricercatori per fare la parte didattica, cioè le persone che hanno svolto le 16 ore di formazione sono persone selezionate da Indire per questo compito, e sono stato di grandissima utilità. Quindi un progetto che ha un target, quindi ha avuto dei numeri importanti, perché abbiamo avuto quasi 1000 persone negli open day complessivamente, e abbiamo portato a termine circa 180 atti formativi, quindi vuol dire numeri importanti, fuori dal comune quando si fa formazione. L'Istituto ha collaborato con questa rete di scuole sul progetto dell'apprendistato attraverso l'organizzazione di quattro momenti diversi di formazione nelle scuole che appunto ospitavano questa iniziativa. È stato un momento molto importante perché abbiamo attivato anche un ambiente online dove condividere materiali, c'è stata una vasta partecipazione nelle diverse sedi, e in alcune di queste ci sono stati anche dei momenti di confronto molto interessante, molto proficuo con le aziende, che hanno dimostrato una grossa attenzione nei confronti del tema dell'apprendistato, del contratto di apprendistato. Quindi direi che la formazione è stata una formazione molto interessante, seguita, anche se poi parzialmente interrotta dal lockdown di marzo, però poi è proseguita con un ultimo appuntamento al Buontalenti, appunto online, con in piattaforma, appunto in un ambiente online. Quindi direi che tutto sommato, come dire, l'esperienza è un'esperienza meritevole di attenzione, perché il tema dell'apprendistato è comunque marginale rispetto all'alternanza, però sono stati affrontati tutti i temi relativi a scuola-lavoro, alle didattiche per competenze,
alla progettazione dei nuovi percorsi per competenze trasversali d'orientamento. Quindi insomma è stata un'esperienza anche produttiva e operativa da parte degli insegnanti. Ho erogato appunto alle scuole che hanno aderito al progetto, presso le scuole, ho erogato un orientamento informativo, quindi comunque una promozione rivolta agli studenti. L'obiettivo era quello proprio di trasferir loro non tanto la normativa quanto effettivamente i punti di forza di questa modalità, di questo percorso, di questo contratto, e che chiaramente va a coniugare per l'appunto l'esperienza formativa e l'esperienza lavorativa. Molto importante è stato appunto il contatto diretto con loro, quindi poter trasferire loro queste nozioni principali nella maniera anche più diretta e più a portata di mano, insomma, per loro. È quello su cui bisogna chiaramente lavorare, promuovere utilizzando i canali più semplici, più diretti. Quindi spero di aver raggiunto questo obiettivo. Le scuole insomma hanno dimostrato grande collaborazione e soddisfazione rispetto a questi Open Day, quindi siamo contenti. Grazie.